Ciao. Ciao, è la donna a cui abbiamo delegato tutta quella parte fantastica di lavoro amministrativo che prima mi sciroppavo io. Con entusiasmo. Con entusiasmo e passione, devo dire. E abbiamo fatto molto bene, Gianluca, cosa dici? Sì, diciamo che tu lo facevi con sforzo, io lo facevo male, quindi non c'era altra soluzione, insomma, quindi credo nella specializzazione del lavoro, insomma, anche a livelli di piccole realtà come possiamo essere noi, insomma, ognuno fa la cosa che gli piace, che fa meglio, ecco, sicuramente. Bene, Chiara, ti lasciamo la parola per parlare di contribuenti consapevoli. Oddio, perdonate l'emozione, ma dopo mesi di reclusione parlare a una folla, anche se virtuale, mi fa uno strano effetto. Vi ho messo le slide anche per non avere il mio faccione a pieno schermo. E mi presento, sono Chiara e mi occupo di amministrazione fisco, affiancando professionisti e imprese nell'affrontare la burocrazia, cercando di fargli percepire lo Stato non più come un nemico, ma quantomeno come un interlocutore. La presentazione di oggi parte dal quel primo aprile di un anno fa, in cui il famoso bonus 600 euro, già alla seconda schermata, ci ha costretto a venire a patti con come ci considera il fisco. Bonus, contributi, ristori hanno reso evidente che per lo Stato non siamo solo partite IVA, ma a definirci è il codice Ateco, ovvero il codice attività con cui ogni partita IVA è registrata all'Agenzia delle Entrate, tutti e alcuni anche in Camera di Commercio. Ah, in tutto ciò ho dimenticato le slide. La domanda dalla seconda schermata era: sono una professionista o un'impresa? Abbiamo detto, il codice Ateco decide se siamo professionisti o imprese. Non, conosco alcuni anche fra i presenti che hanno risposto a quella domanda un po' a sentimento, invece no, è il codice Ateco. Codice Ateco ci divide fondamentalmente in due categorie: professionisti da una parte che forniscono servizi e artigiani e commercianti dall'altra che producono e scambiano merci più o meno. La differenza fondamentale, soprattutto perché ci tocca nelle tasche, sono i contributi. Artigiani e commercianti pagano una parte di contributi, detti fissi, in quattro rate trimestrali per poi fare il conguaglio in dichiarazione. Quindi hanno quattro rate fisse, maggio, agosto, novembre e febbraio-marzo. Mentre il libero professionista non ha queste scadenze, paga i contributi tutta in una botta secca. In dichiarazione dei redditi, contributi più redditi, come già Laura vi aveva anticipato, e quindi va a pagare i contributi insieme alle tasse con le scadenze della dichiarazione dei redditi, quindi giugno-luglio, salvo proroghe, e novembre. Altra differenza è la visura camerale, che tutte le banche si ostinano a chiedere a ogni partita IVA, mentre solo artigiani e commercianti, proprio perché iscritti in Camera di Commercio, hanno la visura camerale. Il professionista invece si ferma al certificato di attribuzione della partita IVA, non può avere visura camerale. Viceversa, le CU, le certificazioni uniche che sono in scadenza in questo periodo e che vi staranno arrivando per mail o per PEC, sono proprie dei professionisti perché vengono emesse dal cliente che ha erogato un compenso al professionista. Artigiani e commercianti non hanno le CU. In quest'ultimo anno ci siamo accorti anche da un'altra cosa. Se siamo professionisti o imprese, contributi, bonus, ristori, anzi, il bonus, il primo bonus ci ha diviso. C'eravamo tutti, un po' professionisti, un po' imprese, ma c'eravamo tutti. Da maggio in poi sono cambiati e come vi sarete accorti, sia in questo caso, sia già per chi ne aveva accesso, contributi regionali, comunali e anche comunitari sono spesso comunque rivolte alle imprese, non ai professionisti. E
Ora restringiamo il campo da tutte le partite IVA ai forfettari, un'altra categoria che ha spesso le idee confuse. Ho raccolto qui alcune delle affermazioni più comuni fatte dai forfettari. Ogni volta che compare una di queste nella posta, un fiscalista sviene. Perché? Come il codice Ateco decide se siamo professionisti o imprese, il codice Ateco nel caso dei forfettari decide anche che tipo di forfettario siamo. E cominciamo da qui a sfatare alcuni dei falsi miti dei forfettari. Il codice Ateco, abbiamo detto, decide in base a che tipo di partita IVA siamo, qual è il codice di redditività. Cioè, ogni partita IVA in quel range di 65.000 euro di ricavi, una percentuale fissa di quei ricavi viene riconosciuta come ricavi, il restante come costi, ma che siano stati sostenuti o meno. Questa percentuale, che può variare dal 40% per le attività di commercio fino al, nel mio caso del professionista, al 78%. Cosa significa? Che nel mio caso, del mio reddito, 22% sono di spese, a prescindere che io le abbia sostenute o meno. E almeno nel caso di un professionista come me, non è poco, anzi è quasi più di quello che riuscirei a documentare. Proprio alla documentazione, non dover fisicamente produrre le fatture di acquisto, non doverle fisicamente portarle al commercialista, non significa che non dobbiamo, come partite IVA e forfettari, avere delle fatture di acquisto, servizi, merci, quello che sia. Sarebbe comunque cosa buona e giusta avere qualche fattura conservata, perché in caso di futuri controlli documentali dell'agenzia, ok, l'agenzia ci riconosce forfettariamente delle spese, ma qualcuna dobbiamo dare un'idea di averle sostenuta. L'altro punto caldo è la fatturazione elettronica. Quella del forfettario è una posizione anomala, già abbiamo visto per la tassazione, come diceva Laura, e al momento anche per la fatturazione elettronica, perché è una delle poche categorie che ancora non ha l'obbligo. Rimarrà per poco, probabilmente se non danno l'ennesima proroga già nel 2022, comunque siamo tutti sulla stessa giostra. Di lì la domanda alla videata prima: non è il forfettario quanto cliente che mi dice se vuole la fattura o meno, l'obbligo della fatturazione è in capo a chi la emette. Finita la parte dei forfettari, vi volevo lasciare con alcune altre informazioni utili che durante l'ultimo anno sono salite alla ribalta. Lo SPID, anche questo, se non ci sarà un'altra proroga, e sì, lo Stato ha un rapporto speciale con le proroghe, lo SPID dovrebbe diventare da ottobre 2021 in poi l'unico modo per accedere ai siti della pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrate, IPS, fascicolo sanitario come già è. Molti di voi l'avranno già fatto per il bonus, chi non l'ha ancora fatto è il momento per. Non è un divertimento, ma effettivamente migliora la vita a lungo andare. Altra cosa, l'ISE, che fino a qualche anno fa comunque era qualcosa che sembrava limitato ad alcune fasce di reddito più svantaggiate, perché era per avere alcune agevolazioni. Negli ultimi anni invece fare l'ISE, che comunque è gratuita ed è solo una raccolta di dati, si aggiungono i dati della dichiarazione dei redditi ai dati patrimoniali dei 2 anni precedenti a quello attuale, avere un valore ISE, l'attestazione del valore ISE può dare accesso a una serie di agevolazioni, come può essere l'esonero delle tasse dell'università, come all'Università di Bologna, lo sconto sulle bollette per acqua, luce e gas, e anche, novità di quest'anno, con un ISE particolarmente basso si può avere accesso anche all'ISCRO, la nuova cassa integrazione sperimentale per i lavoratori autonomi. Ultimo ma non ultimo, lo sconto in fattura, questo è anche interessante per i forfettari.
Perché consente per quei lavori di ristrutturazione sulla casa, ristrutturazione, riqualificazione energetica, anche il gettonatissimo 110, lo sconto in fattura permette di rinunciare alle detrazioni, dichiarazione dei redditi, cedendo la detrazione al fornitore, che in cambio ce la sconta direttamente in fattura. E questo ha due effetti principali. Innanzitutto che quindi abbiamo uno sconto immediato piuttosto che i 10 anni della detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi. L'altra cosa è che permette ai forfettari che, come diceva Laura, non hanno IRPEF ma hanno imposta sostitutiva, in questo caso permette al forfettario di accedere a queste agevolazioni. Un'occasione più unica che rara per i forfettari che tengono casa. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete dubbi e domande sono qua o ai contatti che vi lascio qui. Oh! Stato Microfono. bravissimo. Microfono. Sembravo spontanea. Sì, Chiara, sei andata benissimo per essere una commercialista quasi. Ora ricomincio a respirare. Brava, respira. No, molto chiaro. Sono sempre informazioni che alla fine sembrano, cioè, Banali. magari per chi è freelance da qualche anno sembrano scontate, ma anche dalle domande che arrivano sui corsi Digital Update non lo sono, no? Su chi deve pagare l'IVA, non mi serve l'IVA, è la declinazione ancora Esatto. No, a me più. uno è arrivato a dirmi, mi hai detto tu che hanno abolito l'IVA al 22. È un mondo bellissimo, è perché siamo una categoria che ha come corrispettivo i vecchietti al bar. E quasi con la stessa autorevolezza. È Ma ce la durissimo. faremo anche a districarci fra fatture da fare e da ricevere. Grazie Chiara e ci sentiamo i prossimi giorni, come sempre.